Perché avete deciso di appoggiare Marco Marsilio? Perché io credo che sia la persona giusta per sollevare le sorti di questa regione, un abruzzese, perché Marco Marsilio è un abruzzese, figlio di genitori abruzzesi che sono andati a studiare a Roma, a lavorare a Roma, e che ha deciso di ritornare su questa terra per portare la sua esperienza, l'esperienza di un parlamentare maturata anche sui banchi del Consiglio Comunale di Roma. Una persona vera che io conosco, ho la fortuna di conoscere da oltre 20 anni, che siamo convinti, sono convinto, si impegnerà per il nostro territorio in maniera importante. Quale contributo porterete alla nostra regione? Io credo che la Lega porterà il contributo più forte e più importante. Uno, perché in questo momento è il partito che rappresenta maggiormente le spinte e gli ideali degli italiani. Due, perché abbiamo una squadra forte di amministratori locali che vogliono essere il traino per il governo, il futuro governo regionale. Siamo convinti della vittoria e siamo convinti che porteremo idee nuove, un impegno nuovo e rinnovato sulla scorta di quello che sta facendo Salvini al governo nazionale. Io credo che la lista di Pescara sia una bella lista, fatta di persone con estrazioni diverse. Personalmente penso di poter portare, dopo 10 anni di consiglio comunale a Pescara e 5 anni di provincia, l'esperienza di un amministratore che ha fatto la gavetta e che vuole iniziare a parlare di leggi e a cercare di cambiare la regione per quelle che sono appunto gli aspetti più importanti, che appunto sono la sanità, l'inquinamento, l'ambiente, il turismo, quindi il marketing territoriale e l'occupazione e il lavoro. Insomma, qui c'è molto da fare, perché in questi 5 anni la precedente consigliatura, il centro-sinistra, ha danneggiato notevolmente questa regione e dobbiamo riportarla ai fasti di un tempo.